L'Italia rinascimentale vantava alcuni dei cuochi più abili, più creativi e rinomati di tutta l'Europa. E moltissimi di questi avevano avuto i natali a Firenze. Ma non ci si limitava alla cucina vera e propria, ma veniva curato anche tutto quello che era l'apparato scenografico che stava intorno alla cucina. I vari duchi e i vari personaggi importanti dell'epoca facevano a gara a chi aveva le scenografie e le messe in scena più belle di tutta la penisola. Da notare che a questo punto compaiono alcune nuove figure, fra le quali emergono lo scalco e il trinciante. Ma che contava veramente era lo scalco. Anche se in latino scalco vuol dire servo, lo scalco era tutt'altro che un servo. Questo personaggio non soltanto controllava tutte le portate e le decideva anche, ma oltre a questo aveva anche il compito del controllo di tutto quello che stava intorno alle portate e alla cucina. Per cui era un personaggio importantissimo. Tenete presente che alla corte papale, perché tale era una vera e propria corte, ovviamente quella del Papa, e esiste, lo scalco era un mestiere, un lavoro di tale importanza che veniva fatto da un nobile. Come importanza, lo scalco era immediatamente seguito dal trinciante. Il trinciante, lo dice la parola stessa, era colui che tagliava, che trinciava le carni. E la coreografia della sua azione era codificata da delle regole ben precise. Lui arrivava con un piatto, che allora il piatto veniva chiamato tondo, con questo piatto sul quale aveva le forcine, che era una sorta di forchetta, i coltelli e il sale e la saliera. Infatti lui poi si poneva alla destra del commensale e lì procedeva al taglio della carne, a servirla nel piatto del commensale e poi a salarla utilizzando la punta di un coltello per spargere il sale, cosa che si fa ancora oggi, anche se non rientra in quello che è il bon ton della tavola. Allo scalco e al trinciante successivamente poi veniva in ordine di grado il bottigliere. Il bottigliere era semplicemente il sommelier di oggi, in pratica, cioè colui che sceglieva le bevande, che sceglieva i vini e li mesceva, spiegando qualche volta di che tipo di vino si trattasse. Nella cucina rinascimentale rimangono moltissimi retaggi del Medioevo, della cucina medievale. Infatti, per esempio, permane un uso abbondantissimo delle spezie e l'uso anche dello zucchero nei piatti salati. Oltre a questo rimane una passione per gli arrosti, che vengono ovviamente serviti costantemente, anche se il sistema di arrostire rispetto ad oggi era diverso, per il semplice fatto che le carni venivano precedentemente bollite prima di essere arrostite per renderle più tenere, perché la carne a quell'epoca era spesso piuttosto dura e di conseguenza la bollitura la rendeva più morbida e più digeribile.
molto ampia poi era anche la diffusione di paste ripiene, di torte, di pasticci in crosta e l'utilizzo anche di salse leggere e a base per esempio di frutta o di piante aromatiche che utilizzavano come leganti e come aggreganti la mollica di pane, il pane abbrustolito e poi frantumato, le farine, le mandorle o l'uovo. E talvolta che venivano queste salse appunto insaporite da dei succhi acidi oppure da una miscela di spezie particolarmente saporita. Da non dimenticare che nel Rinascimento ci sarà una vera e propria passione per quanto riguarda appunto le frattaglie e degli animali da macello, dei volatili e dei pesci. Saranno molto diffusi e molto importanti in quel periodo anche gli umidi e i guazzetti. E oltre a questo ci sarà un'enorme fioritura di paste, di maccheroni, di pasticci, cosa che fino a quel momento invece non c'era stata. Il latte e i suoi derivati acquisiscono un'importanza straordinaria e infatti lo strutto verrà quasi non totalmente, ma in buona parte sostituito dal burro, cosa che fino a quel momento non era stata, e il formaggio, cioè e tutti i tipi di formaggio, tutti quei formaggi che poi faranno famosa l'Italia per un numero straordinario di formaggi che appunto ai quali dà i natali l'Italia, cioè la nostra penisola, compariranno costantemente sulle mense. Per chiudere, la frutta e gli agrumi in maniera particolare diventano un elemento presente costantemente sia nella preparazione dei piatti che all'inizio del pasto. Sì, infatti la frutta non veniva servita come facciamo oggi alla fine del pasto, ma all'inizio dello stesso. In epoca appunto medicea, in epoca rinascimentale, la frutta fa parte di quelli che sono gli antipasti in qualche modo. Bene, ma non soltanto, come dicevo prima, la frutta assume anche un'estrema importanza e gli agrumi in maniera particolare nella preparazione dei piatti. Non per nulla comincerà ad essere realizzato il papero al mele arancio che, come abbiamo visto nella puntata di Caterina de' Medici e della cucina francese, sarà quello che poi darà i natali e permetterà appunto la nascita della famosissima e celeberrima anitra all'arancia.